quando si parla di Padre Pio, di solito il pensiero va a quel simpatico vecchietto con la barba bianca, la cui effigie è ovunque venerata. Un frate anziano, distante da qualsiasi altro comune mortale, da molti considerato irraggiungibile nella sua straordinaria santità. Dai, voglio un cerimonaco come me, ma sì, sicuro, io sono un povero frate. Anche se ricercato da tutti, proprio per le sue parole sante. La storia che vogliamo raccontare inizia con un giovane ragazzo frate di 22 anni, costretto a lasciare il convento e a tornare in famiglia per motivi di salute. Fra Pio, Francesco, ti devi alzare. Che bello rivederti, Vittorio, un piacere anche per me. Qui a Pietralcina, il giovane Fra Pio, per molti ancora Francesco Forgione, ne vedrà di tutti i colori, preparandosi così all'incontro con l'animo umano alla ricerca di Dio. Sono in pericolo. Francesco, la tua vita sarà un inferno. Affronterò questo inferno. Io sono un prete per Cristo. No! Smetti di non nominarlo. Perdi solo tempo. E via. All'improvviso un raggio di luce e lui sentì il fuoco. Spiegami perché profumano le mani che invece vedo putrefare. Spiegami con quale pace e quale cuore io andrò per celebrare. Franci, figlio mio, ma tu sei un santo! E voi due? E che fate, non venite? Io ultimamente mi sento un po' acciaccato. Respiro e respiro e sto sempre come prima, ma perché? Vuoi sapere perché, Michè? Perché? Perché si scema, Michè! Si scema! Mo è perché faci ma rumore, la larezza più forte la fama, tanto come inizia la missione di Padre Pio. Un uomo semplice, di origini umili, che ha combattuto il male per continuare a vivere, rimanendo unito a Gesù. La tua storia.